Buonasera a tutti, fedeli amici della pagina Anima Nera Azzurra. Oggi non è stata una giornata memorabile perché la nostra Inter ha pareggiato 0-0 contro la Real Sociedad e purtroppo ha superato il girone da seconda. Oggi era la partita decisiva e l'Inter l'ha pareggiata, però. Detto questo, dobbiamo dormire tranquilli lo stesso perché, nonostante tutto, questa squadra il suo dovere l'ha fatto, il girone l'ha passato, ok? Che era l'obiettivo minimo perché, per quanto mi riguarda, superare questo girone era obbligatorio. Questa squadra l'ha fatto anche abbastanza bene. È un peccato perché, ragazzi, sei passato per secondo a causa della differenza reti perché la Real Sociedad ha segnato più gol di te, soprattutto nella partita contro il Benfica. Tu col Benfica nel secondo tempo hai rischiato di ribaltarla, però dopo aver buttato via 45 minuti, perché tu contro il Benfica a Lisbona sei entrato in campo con la testa tra le nuvole. Poi per fortuna l'hai pareggiata nel secondo tempo, però si poteva fare di più contro il Benfica e secondo me si poteva fare meglio anche oggi, perché la squadra oggi non è entrata in campo con grande determinazione, nel senso Inzaghi secondo me ha fatto un ragionamento abbastanza pragmatico, cioè ha detto io oggi do l'opportunità di partire dal primo minuto a tanti giocatori che hanno visto il campo un po' col contagocce, primo su tutti Cuadrado, Frattesi, molti giocatori che non sono stati impiegati tanto. Poi se non facciamo gol nel secondo tempo faccio entrare i miei migliori giocatori, faccio entrare dei titolari e la partita la portiamo a casa, un po' come contro il Salisburgo in Austria, dove, se vi ricordate, nel primo tempo fece giocare diverse seconde linee. Nel secondo tempo fece entrare Lautaro e Barella e che ci fecero vincere la partita, dove Barella si procurò il rigore e Lautaro lo realizzò. Purtroppo, però, le partite non sono tutte uguali. In tante partite le cose possono andare diversamente e soprattutto, ragazzi, la Real Sociedad si è rivelata una squadra difficile da battere, una squadra che secondo me renderà la vita impossibile a chiunque incontrerà gli ottavi di finale, soprattutto in casa perché è una squadra rognosa, scorbutica, che fa della forza fisica e dell'intensità i suoi principali punti di forza. E oggi l'Inter è un po' andata in difficoltà. Non ha mai sfondato contro i centrocampisti della Real Sociedad e per quanto mi riguarda, ragazzi, dobbiamo rimanere tranquilli lo stesso perché noi il girone l'abbiamo superato. Poi è vero, adesso rischiamo di incontrare già una biga agli ottavi di finale. Io però vi dico una cosa: state tranquilli perché anche tre big come Real Madrid, Bayern Monaco e Manchester City, qualora dovessero incontrare l'Inter, state tranquilli che non stapperanno lo champagne perché anche loro non saranno felici di incontrarci, sempre se dovessero incontrarci. Perché per quanto mi riguarda, agli ottavi di finale, tre squadre sono obiettivamente superiori e sono Real Madrid, Bayern Monaco e Manchester City. Queste tre sono difficilissime da battere, sono tre delle squadre più forti del mondo. Le altre, secondo me, sono squadre battibili. Pure il Barcellona, che io ricordo l'anno scorso ha dominato il campionato, secondo me lo possiamo battere. Cioè, l'abbiamo già eliminato l'anno scorso, col Barcellona ce la possiamo giocare a viso aperto. Stesso discorso per il Borussia Dortmund, per queste squadre, per l'Arsenal. Quindi ci sono, per il momento, ci sono tre squadre difficilissime da sconfiggere, tre squadre contro cui ce la possiamo giocare a viso aperto senza problemi. Anzi, dove secondo me partiamo anche favoriti, perché no, col Barcellona, secondo me, loro sono leggermente più avanti, però contro Arsenal e Atletico Madrid, secondo me, partiamo favoriti noi. Perché l'Arsenal, secondo me, ha degli ottimi giocatori, però non è superiore di tanto all'Inter. E l'Atletico Madrid, secondo me, tecnicamente parlando, è più debole di noi. È un livello un po' più alto del Porto dell'anno scorso, però non è uno squadrone inarrestabile. Quindi dobbiamo credere in noi stessi. Io poi, ragazzi, vi dico questa cosa perché ho già visto dei commenti incredibili contro Inzaghi. Partiamo da un primo punto. Io non ho mai avuto a problemi a criticare Inzaghi e soprattutto a criticare certe scelte di Inzaghi. Io credo che Inzaghi abbia commesso dei gravissimi errori, soprattutto 2 anni fa, quando ha buttato al vento quello scudetto lì.
Non ho mai negato le sue colpe, le sue responsabilità. Però, ragazzi, bisogna essere coerenti nella vita. Io mi ricordo quando 2 anni fa Inzaghi, nella gara di ritorno a Liverpool, cercò di ribaltare la partita, provò una mission impossible là a Liverpool. Non perse, vinse 1-0, però 3 giorni dopo pareggiò una partita fondamentale in campionato contro il Torino. E tutti lo criticarono dicendo che era stato troppo ingenuo, che l'obiettivo principale era lo scudetto, lui sprecando Brozovic a Liverpool sostanzialmente regalò lo scudetto al Milan. Ce ne ricordiamo tutti queste critiche e io condividevo il contenuto di queste critiche. Oggi però Inzaghi ha fatto riposare diversi titolari, anche perché ricordo, noi questo weekend andiamo a Roma contro la Lazio, una partita difficile dove negli ultimi anni abbiamo quasi sempre perso. Secondo voi, qual è più importante? La partita di Roma o la partita di oggi, dove comunque sei già qualificato, il tuo obiettivo l'hai già raggiunto? Qual è la gara a cui date la precedenza voi? Io do la precedenza al campionato. Continuo a ripetere questo concetto da inizio stagione. Inzaghi verrà giudicato per il risultato del campionato. Inzaghi ha l'obbligo quest'anno di vincere lo scudetto, perché l'ha già buttato al vento 2 anni fa. L'anno scorso ha fatto un campionato tutt'altro che esaltante. Quest'anno, visto che secondo me può contare sulla squadra migliore del campionato, secondo me ha il dovere di vincerlo questo scudetto. Però, ragazzi, io non sono pazzo, io non chiedo a Inzaghi di fare un'altra volta il triplete, perché diciamocelo, questa è un'ottima squadra, è una squadra che ha diversi grandi giocatori, ha qualche campione, ma non è la corazzata del triplete, non è l'Inter del 2010 che era un esercito di campioni, è una grande squadra che è cresciuta tanto anche in campo internazionale, che ha scoperto dei baby campioni come Lautaro, come Barella, come Di Marco, che sono cresciuti tantissimo in questi anni. Però non partiamo favoriti in Champions. Quelli che pensano che l'Inter abbia il dovere di ritornare in finale di Champions solo perché c'è arrivata l'anno scorso, vivono su un altro pianeta. Perché, ragazzi, ricordo a tutti, l'anno scorso abbiamo sognato, ci abbiamo creduto, abbiamo raggiunto un risultato incredibile come la finale di Champions, ma ci siamo arrivati da outsider. Non eravamo per niente favoriti. Non dimentichiamoci queste cose, non facciamoci rincoglionire, scusate il termine, dai complimenti dei giornali. Perché i giornali adesso ci stanno rivolgendo diversi elogi, stanno parlando tutti bene di noi, stanno dicendo che l'Inter in Europa non deve temere confronti con nessuno. Ragazzi, non è totalmente vero, perché in Europa ci sono squadre più forti attrezzate di noi. L'Inter ha due obiettivi fondamentali: vincere lo scudetto, che per quanto mi riguarda è l'obiettivo categorico, è l'obiettivo principale, è l'obiettivo che non possiamo non raggiungere quest'anno, perché, ripeto, abbiamo la rosa più forte del campionato. L'obiettivo in Europa è quello di rimanere competitivi, non è quello di arrivare fino in fondo, alzare la coppa ad ogni costo, anche perché ricordo, sei arrivato in finale, ma quest'estate non hai acquistato Modric e Kroos o Modric e Haaland, non hai acquistato dei fuoriclasse internazionali, hai acquistato dei giocatori bravissimi, perché Thuram è un acquisto strepitoso, anche oggi è stato uno dei migliori in campo in assoluto, hai acquistato Frattesi che ha ancora tanto da dimostrare a grande grinta, ma deve ancora mangiare tanta pasta asciutta. C'hai una difesa che secondo me è stata complessivamente rinforzata, perché Pavard, non, ora è infortunato, però non ha fatto per nulla rimpiangere Skriniar. Però, ragazzi, ci sono squadre che hanno molta più qualità di noi. Noi dobbiamo restare competitivi. Quindi, se l'Inter dovesse fare un buon percorso in Champions, anche se non dovesse vincerla, io rimarrei soddisfatto lo stesso. Non rimarrei soddisfatto se questa squadra però mi dovesse perdere ancora una volta lo scudetto. Lì allora mi incazzerò se tutto ciò dovesse avvenire, perché c'è un obiettivo principale. Io Inzaghi, va bene, oggi magari può aver fatto delle scelte discutibili, però anche io avrei dato la precedenza alla partita di Roma, anche perché a Roma con la Lazio, ripeto, le abbiamo sempre prese negli ultimi anni, è giunta l'ora di ritornare a vincere anche in quel campo lì. Cerchiamo di rimanere realisti, perché qui basta un mezzo passo falso anche ininfluente come quello di oggi, dove primo non abbiamo perso, secondo siamo comunque passati per un po' creare scompiglio all'interno dell'ambiente. L'ambiente deve rimanere coeso. L'obiettivo principale è lo scudetto. Dispiace per essere arrivati secondi, però
però affronteremo tutti nello stesso modo, a testa alta e petto in fuori. Fine della storia. Un saluto ragazzi, alla prossima e sempre forza Inter.